Un invito a tutti a vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale, quanto fa l'ASL Roma 4 tramite il direttore generale Cristina Matranga, che esorta anche i più giovani. Nuovo record per il monossido di carbonio riscontrato nella centralina di Via Roma. L'ultimo report di Arpalazio evidenzia però anche un notevole calo dei valori di tutti gli altri agenti inquinanti. È stato presentato questa mattina il nuovo progetto del Fattore. L'assessore De Paolis ha illustrato tutte le migliorie che verranno fatte allo storico impianto di Via Bandiera. Anche Pasquino si occupa della notizia che sta facendo più discutere. Si intitola La città del bacio, il nuovo sonetto che parla del possibile ritorno della statua del bacio a Civitavecchia. Parte male il nuovo campionato della 2 dell'NC Civitavecchia. I rossocelesi al Palagalli hanno perso per 8-6 contro il Sori nella prima giornata di A2. Bentrovati dal TRC Giornale, un invito a tutti a vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale. E quanto fa l'ASL Roma 4 tramite Cristina Matranga, il direttore generale spiega che l'azienda sanitaria continua la somministrazione della terza dose della vaccinazione anti-Covid per gli over 60 e invita anche i più giovani a vaccinarsi. Per maggiori ragguagli l'intervista. La diffusione del contagio in questo periodo è legata prevalentemente alla scuola o a situazioni comunque di convivenza, come per esempio le scuole calcio, le palestre, le scuole di danza, per esempio abbiamo proprio in questi giorni un cluster in una scuola di danza. Ovviamente quindi parte prevalentemente da una fascia d'età di popolazione molto giovane non vaccinata, perché non c'è ancora l'indicazione a vaccinare gli under 12. Da qui si sviluppa ovviamente un contagio, si propaga un contagio anche alle famiglie. Chiaramente questo contagio è più facile e anche più pesante dal punto di vista della sintomatologia laddove raggiunge persone non vaccinate. Dove invece raggiunge persone vaccinate, che per fortuna anche nella nostra azienda sono la stragrande maggioranza della popolazione, è attenuato nella sintomatologia, e questo ci consente di poter gestire la malattia a domicilio e quindi di mantenere sostenibile la pressione sugli ospedali. Naturalmente quindi l'invito che faccio è ancora una volta a vaccinarsi e a completare il ciclo vaccinale. Stiamo in costante contatto con i medici di medicina generale per attraverso la collaborazione anche con loro, che per noi è fondamentale, perché loro conoscono i loro assistiti e sanno chi sono i vaccinati e chi non è ancora vaccinato, chi deve completare il ciclo. E quindi anche grazie a questa rete di collaborazione molto capillare stiamo continuando naturalmente a vaccinare. Noi abbiamo tutti i nostri centri vaccinali aperti e senza prenotazione, quindi chiunque viene a vaccinarsi può ricevere assolutamente la somministrazione del vaccino. Stiamo naturalmente anche facendo la terza dose agli over 60 e ai fragili, abbiamo completato la vaccinazione a domicilio. E naturalmente continuiamo a mantenere le precauzioni, ma soprattutto per chi non si è ancora vaccinato l'invito ovviamente è a farlo. Ancora non c'è un'indicazione a somministrare la terza dose a tutti, l'indicazione è soltanto per la fascia d'età over 60, oltre che naturalmente per gli operatori sanitari e per i fragili, ma io penso, insomma, è auspicabile che si apra la possibilità di praticare la terza dose anche alla restante parte della popolazione, quindi noi aspettiamo l'input della Regione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico per poter poi procedere anche con la terza dose. Al momento comunque la terza dose può essere somministrata in tutti i centri vaccinali.
più guariti che nuovi contagi sul fronte Covid. Giornata abbastanza buona per Civitavecchia con 6 nuovi positivi. Far sorridere è il numero dei guariti che in questa giornata è di 8. La nostra città scende a quota 81 persone ancora affette dal virus. Sono molte le azioni che il nostro comitato ha portato avanti in questi ultimi anni per risolvere la questione degli usi civici in città, ma l'Università Agraria continua ad opporre un'estrema resistenza e ad utilizzare ogni espediente legale possibile per ritardare la definitiva soluzione del problema. Inizia così una nota del comitato Usi Civici che, oltre a tracciare la linea della situazione, annuncia che ha deciso di mettere in azione una protesta ripetitiva che avverrà ogni secondo sabato del mese sotto la sede dell'Agraria in Viale Bacelli a partire da questo sabato. Invitiamo i cittadini interessati e tutte le forze politiche a partecipare alla manifestazione di protesta, riprende il comitato, per dare forza alle nostre ragioni e costringere l'ente agrario a rispettare le più elementari norme di diritto civile e a desistere dall'assurda battaglia legale per mantenere vincoli di uso civico in città, contro le schiacciate evidenza della documentazione che dimostra le allodialità dei terreni sul nostro territorio. E al Comitato Usi Civici, che annuncia l'ennesima manifestazione, risponde l'Università Agraria. Abbiamo a cuore gli interessi della collettività civitavecchese, afferma il presidente Daniele De Paulis, ed anche i nostri obblighi di trasparenza. Per questo diciamo per l'ennesima volta, ma non crediamo l'ultima, che quanto sostenuto dal Comitato non corrisponde a verità. La verità è che l'Università Agraria di Civitavecchia non ha mai promosso ricorsi, ma piuttosto si è difesa nei ricorsi depositati da chi ha interesse a creare confusione e sguazzarci dentro. E cambiamo argomento. Dopo 3 settimane in costante crescita crollano i valori degli agenti inquinanti a Civitavecchia. Sono queste le risultanze che emergono dall'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di ARPA Lazio, che fa riferimento al periodo compreso tra il 1 ed il 7 novembre. Unico dato in controtendenza, ancora una volta, quello relativo al monossido di carbonio rilevato nella centralina di via Roma. Ma per maggiori dettagli seguiamo il nostro servizio. Nuovo record per il monossido di carbonio riscontrato nella centralina di via Roma. Il picco di 2,2 microgrammi al metro cubo, ovvero il valore massimo mai registrato da quando ARPA Lazio pubblica il report settimanale sulla situazione ambientale a Civitavecchia, che era riferito alla settimana compresa tra il 24 e il 31 ottobre, è stato battuto. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, riferito al periodo compreso tra il 1 e il 7 novembre, evidenzia che in via Roma il valore del monossido di carbonio è ancora salito, arrivando a toccare i 2,4 microgrammi al metro cubo. Vale la pena di ricordare che il limite di legge è fissato a 10 microgrammi al metro cubo misurati nell'arco delle 8 ore, ma 2,4 microgrammi riscontrati mediamente nel centro cittadino rappresentano un fatto unico che dovrebbe far riflettere. Fortunatamente l'ultimo report di ARPA Lazio evidenzia anche un notevole calo dei valori di tutti gli altri agenti inquinanti controllati. Nello specifico, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, la centralina di Villa Albani, che nella precedente osservazione aveva fatto registrare una media di 68 microgrammi al metro cubo, è scesa a quota 23. Al porto si è passati da 45 a 21 microgrammi, in via Morandi da 38 a 24 e in via Roma da 80 a 44 microgrammi. Riscontri notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del PM10, ovvero delle polveri, è scesa da 19 a 13 microgrammi al metro cubo al porto e da 23 a 16 microgrammi a Villa Albani. Nel caso del PM10 o particolato, la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. In discesa anche il benzene, misurato nella sola centralina di Fiumaretta, passato da 0,5 del precedente report a 0,3 microgrammi, numeri in discesa anche nei quartieri. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 6 microgrammi, seguono Aureli e Faro con 7, San Gordiano con 11, Campo dell'Oro con 13 e Fiumaretta con 30 microgrammi. Per quanto concerne invece il PM10, si va dai 10 microgrammi misurati ad Aurelia, ai 12 di Sant'Agostino, ai 14 del Faro, ai 16 di Fiumaretta, per finire con i 17 di Campo dell'Oro e San Gordiano.
Grande soddisfazione per la decisione della Regione Lazio di inserire il progetto presentato dall'Istituto Ipsia Calamatta di Civitavecchia in collaborazione con Enel ed altri soggetti, soci e partner esperti in formazioni e politiche attive del lavoro, tra i progetti idonei a costituire la Fondazione ITIS. Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tiedei, che spiega come a Civitavecchia nascerà presto su ITS, sui temi energetici, focalizzato sui processi, gli impianti a elevata efficienza di energia e risparmio energetico. Un'occasione di formazione importante su un tema cruciale che servirà a formare nuove professionalità nell'ambito energetico. Il via libera della Regione attesta la validità del progetto, la professionalità e la serietà della squadra che ci ha lavorato, continua Tiedei. Sono convinta che la nascita di un ITS dedicato a un tema così strategico come quello dell'energia possa costituire un'occasione importante per aprire un grande dibattito sul tema che coinvolga imprese e cittadini. La maggioranza tedesco è impegnata da oltre sei mesi nella discussione sul riavvio del consorzio dell'osservatorio ambientale, da cui siamo usciti perché era un inutile poltronificio e non il vero osservatorio a tutela dell'ambiente. Inizia così una nota del Movimento 5 Stelle che attacca l'amministrazione comunale sulla questione dell'osservatorio ambientale e dei parchi cittadini. In questi giorni è di nuovo in discussione la Commissione ambientale, riprendono i pentastellati per ulteriori modifiche richieste dai consiglieri, cosa che a quanto pare ha fatto infuriare qualche sindaco del comprensorio, che evidentemente non vede l'ora di avere a disposizione i 6 milioni in cassa. Il Movimento 5 Stelle nota anche il grosso interesse politico per questo argomento e si chiede come mai non sia stata dimostrata la stessa attenzione per i parchi cittadini. Sono stati fatti risparmiare 3,5 milioni ad Enel sul Saraudi, il parco Spigarelli chiuso, concludono il movimento, il parco Don Egidio Smacchia senza gestore e senza chiosco, le bici del bike sharing ferme in magazzino, tutte opere a vantaggio della città e non solo dei soliti pochi. Tra poco la centrale a carbone chiuderà e Civitavecchia dal 2003 aspetta ancora la realizzazione delle prescrizioni per l'apertura della stessa centrale. Dopo la risposta dei Fratelli d'Italia arriva la controreplica dell'Ampi in merito al libro Rodolfo Graziani, Il soldato e l'uomo. Vogliamo rasserenare chi sostiene che il libro non sia stato letto, commentano dall'Ampi, perché è proprio dalla lettura della biografia in esame che nascono le nostre considerazioni. Si tratta di un libro che ha come finalità principale il tentativo di riabilitare un personaggio che il mondo civile ha tristemente classificato e riconosciuto come un criminale di guerra, un uomo che ha avuto esitazioni quando si è trattato di massacrare uomini, donne e bambini. Dopo l'annuncio dato nelle scorse settimane dal circolo Giorgio Almirante e Fratelli d'Italia, ora c'è un'altra data per l'arrivo di Giorgia Meloni a Civitavecchia. Il 31 novembre la leader sarà nella nostra città, a meno di possibili cambiamenti, per presentare il suo libro Io sono Giorgia, le mie radici, le mie idee, nel quale si è voluta aprire a cuore aperto per parlare di lei e del percorso che l'ha portata ai vertici della politica italiana. L'evento si svolgerà nel pomeriggio all'Aula Pucci. Si è svolto questa mattina all'Hotel San Giorgio la conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo stadio Fattori a cura di Forza Italia. Nel corso della presentazione l'assessore ai lavori pubblici Sandro De Paulis ha illustrato tutte le migliorie che verranno fatte allo storico impianto di via Bandiera. Ascoltiamo le interviste. Mattia Romelli, mattinata di presentazione qui all'Hotel San Giorgio, la presentazione per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio Fattori. È una grande soddisfazione far parte di un'amministrazione che, se proseguirà in tutto questo cronoprogramma, riuscirà a dare alla luce nuovamente quello che è lo stadio di calcio più importante. Ma non sarà soltanto uno stadio di calcio, perché potranno prendere possesso dello stadio anche altre realtà sportive, in quanto potrà dare risposta all'atletica, al velodromo che verrà ristrutturato, oltre che palestra all'aperto e disponibile a tutti, e palestra al chiuso e campi da basket e calcetto.
Quindi oggi è un momento di grande soddisfazione, però dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa per far sì che questo grande progetto veda la luce, così Civitavecchia potrà riavere il proprio stadio Fattori. Che cosa comprende questa riqualificazione? Comprende ovviamente il velodromo, e credo che diventerà uno dei più importanti d'Italia, se non il più importante d'Italia, quindi ospiterà molto probabilmente iniziative anche a livello mondiale, perché se parla dell'Italia, Roma non c'è più, c'è solo Milano, poi c'è una piccola pista atletica, come c'era, un po' ridotta, poi ovviamente tutto il manto erboso, insomma, sarà tutto riqualificato per il calcio. E lato sud e lato nord faremo due campetti, uno di basket e uno di calcetto, e la parte più importante sarà di riqualificazione, sarà relativa alla tribuna, quella lato monte, che oltre ad avere una tribuna aperta lavoreremo lì sotto i servizi, quindi sfrutteremo al meglio quello che possiamo sfruttare, ma soprattutto la tribuna lato mare, che sarà composta in tre piani, quindi riqualificheremo completamente i tre piani, dove al piano interrato ci sarà una palestra di 140 metri quadrati, gli spogliatoi tutta a norma ovviamente per i disabili e quant'altro, e poi ci sarà un piano intermedio che è il pian terreno, nel pian terreno ci saranno sempre spogliatoi per gli arbitri, per gli atleti, per l'utenza, e poi l'ultimo piano, che sarà praticamente quasi adiacente, attaccata alla tribuna sopra, e sarà un piccolo punto di ristoro e un locale residenziale per il custode, quindi un piccolo appartamentino per il custode. Ci sarà alla fine della tribuna un collegamento con un ascensore che collegherà i tre piani, e soprattutto sarà di collegamento poi alla parte esterna, che è molto interessante perché faremo tutta un'area verde con una palestra attrezzata all'aperto, e quindi poi a prescindere dalla destinazione vedremo una volta che è costruito se sarà libero per la città o sarà dato in gestione a chi prenderà il tutto, però sarà una cosa molto bella. I parcheggi saranno allocati sempre lato mare, con un'entrata diversa da quello che era fino ad oggi, e quindi sarà una riqualificazione completa con un investimento molto, molto corposo, ripeto 3 milioni e mezzo di euro, che però porterà alla luce e darà una visibilità a tutto il mondo dello sport. Una pioggia di lettere sono in arrivo nelle case di tanti cittadini della regione Lazio. Si tratta di una comunicazione inviata per raccomandata relativa al recupero dei ticket sanitari non corrisposti per errate o inappropriate attestazioni di esenzione per reddito relative alle prestazioni specialistiche e farmaceutiche per gli anni 2011-2018. La regione Lazio ha diramato una nota con cui spiega che la lettera ricevuta ha lo scopo di interrompere i termini di prescrizione, cioè i termini entro cui la ASL può procedere alla richiesta degli importi da recuperare, ma che non bisogna effettuare pagamenti al momento. Una raffica di avvisi su cui l'associazione Codici ha deciso di intervenire per fornire chiarimenti ai cittadini ed assistenza nel caso doveroso dovessero essere dei presupposti per presentare opposizione. I cittadini interessati possono inviare per email all'indirizzo segreteria.sportello@codici.org una copia delle comunicazioni con l'associazione, che provvederà con i propri esperti alle verifiche del caso. L'associazione Movimento per la Vita indice ed organizza il quinto video festival del mare. L'iscrizione sarà gratuita. Per partecipare occorre presentare entro il 30 novembre prossimo un videoclip musicale inedito realizzato dopo il 1 gennaio 2021 su un brano musicale inedito. Tra quanti avranno inviato la loro opera verranno selezionati 15 registi e videomaker. Sulla base dei partecipanti potranno essere eventualmente previsti più livelli o sezioni, regionale, nazionale e internazionale. Per videoclip musicale si intende un breve filmato, eventualmente coreografato, dove appare il cantante o il gruppo musicale. Finalità del video festival è scoprire e promuovere i videomaker e i registi contestualmente a nuovi talenti canori. Inviare il video alla seguente email, eventualmente con WeTransfer. L'email è vitafestival@libero.it. E passiamo a Pasquino, che si occupa della notizia che sta facendo discutere tutti negli ultimi giorni. Si intitola La città del bacio, il nuovo sonetto dell'anonimo poeta dialettale che parla del possibile ritorno della statua del bacio a Civitavecchia. Sentiamo.
C'è sta una grande festa nel palazzo. Finalmente qualcosa che si muove. Rispondono coi fatti, con le prove, a chi diceva che non fanno un cazzo. Ci chiameremo la città del bacio. Chi bacia a destra, chi lo fa a sinistra, baceremo perfino chi amministra, sarà come mangiare le pere e il cacio. E il simbolo nostrano per futuro non sarà manco un santo benedetto, ma le statue del bacio e del bacetto staranno lì a un'ora in perituro. E a chi gli dice pensa alla monnezza, il sindaco lo bacia e l'accarezza. Un percorso agroalimentare per riprendere le attività di conoscenza del territorio e delle preziose filiere alimentari che lo contraddistinguono per l'alta qualità. L'indirizzo alberghiero Capannari dello Stendal riparte da Tarquinia con la guida di Stefano De Paulis della tenuta Gatto Puzzo. Gli studenti della terza A enogastronomia hanno svolto un itinerario attraverso le più importanti aziende della Tuscia. Prima di tutto la centrale ortofrutticola, poi la cooperativa Pantano, infine l'Agri Etruria. È stato davvero importante per i nostri studenti riprendere questo percorso che purtroppo avevamo dovuto interrompere durante la fase acuta della pandemia. Gli studenti sono affamati di conoscenze sul campo e di socialità. E passiamo alla nostra pagina sportiva e precisamente cominciamo con la pallanuoto. Comincia con una sconfitta il nuovo campionato di Serie A2 dell'NC Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso per 8-6 al Palagalli contro il Soli al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre sotto nel punteggio. Nel primo tempo gli ospiti hanno subito piazzato una parziale 3-0, mentre i civitavecchisi raramente si sono resi pericolosi. Per due volte tra secondo e terzo parziale l'NC si è ravvicinata ai liguri, non riuscendo però poi a tenere il ritmo degli ospiti che hanno vinto meritatamente. Per i rossocelesti tripletta di Simone Carlucci, reti di Capitan Romiti, Iorio e Luca Pagliarini. E passiamo al calcio, un Civitavecchia ferito ma anche con una novità di mercato torna in campo per cercare la vittoria che manca da tre turni. Nerazzurri in scena domani alle 11 sul campo del Borreale che in classifica ha tre punti in più. A complicare il match per i nerazzurri anche gli infortuni di Scardola e Proietti, ma la buona notizia è il ritorno del centrocampista Mario Di Ventura, già al Civitavecchia due anni fa. Per maggiori ragguagli in servizio. In grande emergenza ma anche voglioso di tornare alla vittoria dopo un periodo difficile sul piano dei risultati. Il Civitavecchia torna in campo per cercare di rilanciarsi in classifica. Nerazzurri di scena domani alle ore 11 sul campo della Boreale nella nona giornata del campionato di eccellenza. Partita difficile visto che i romani hanno tre punti in più dei civitavecchiesi che però, dopo tre gare di fila senza successi, sono quasi obbligati a trovare la vittoria a scacciacrisi. Sul piano della formazione sono tanti i problemi che dovrà affrontare mister Castagnari. Nell'ultima partita pareggiata contro la Strea si sono infortunati due elementi indispensabili come Scardola e Proietti. Il difensore ne avrà per circa un mese, mentre il centrocampista salterà sicuramente la Boreale e verrà valutato per le prossime partite e lo stesso dovrebbe succedere anche con Ruggero, che già ha saltato la gara con la Strea. In quest'ottica arriva però anche una buona notizia. Il Civitavecchia ha infatti effettuato un acquisto last minute che in realtà è un gradito ritorno. Stiamo parlando di Mario Di Ventura, centrocampista classe 91, che aveva impressionato due anni fa proprio in maglia nerazzurra, quando però rimase solo pochi mesi prima di andare via per alcuni problemi personali. Di Ventura sarà utilissimo nel centrocampo di Castagnari, anche perché ha caratteristiche di temperamento e forza fisica che mancano e sarà già a disposizione per la trasferta con la Boreale. E passiamo alla pallavolo, primo e unico impegno domenicale per la Margutta Civita Lad nel campionato di Serie B1. Domani alle 17.30 le rossoblù saranno a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, per affrontare le padrone di casa. Un impegno per nulla semplice per il 6+1 di Pietro Grechi, visto che le toscane sono terze a -1 della vetta. L'unica notizia dolce per le margutine è che dopo questo scontro avranno affrontato quasi tutte le squadre di vertice e si potranno concentrare sugli scontri diretti per la salvezza.
Passiamo al basket. Dopo una settimana di allenamenti durissimi e di poche parole, la Stemar 90 viaggia diretta alla sua quinta tappa di C-Gold, quella che vedrà di fronte a Palestrina. Si gioca domani con palla a 2 alle 18 al Pala Ricucci. Inutile dire che i rossoneri hanno un disperato bisogno di vincere, visto che sono ultimi in classifica, da soli ancora a 0 punti. Non sarà facile riuscire a prevalere contro i prenestini, che hanno a disposizione elementi di valore come Serino e Aimaretti, oltre a giovani promettenti. Passiamo all'hockey. Il campionato di Serie B si ferma, ma gli Snipers Tecnoalt no. Domenica alle 15.30 i nerazzurri pattineranno sullo steel mat del Palamercuri per affrontare il Viareggio nel primo turno di Coppa Italia. Le due squadre si sono già sfidate all'esordio stagionale e fu un successo comodo per il quintetto di Martina Gavazzi, che vinse per 9-0 contro i toscani, attualmente ancora 0 punti in classifica. Quindi un impegno assolutamente nelle corde di Luca Tranquilli e compagni. A 7 Valentini, perché è impegnata a Bari con la U14, e forse Elia Tranquilli, perché non si è allenato per tutta la settimana. Ci sarà molto spazio per chi ha giocato meno nel primo scorcio di campionato. È venuto a mancare un pezzo della storia di Civitavecchia. La nostra città piange Tarciso De Paolis, proprietario dell'appartamento nel Palazzo Manzi di Piazza Leandra e custode degli affreschi del Cinquecento che riproducono la stanza di Eliodoro di Raffaello in Vaticano. Uno dei personaggi più illustri e che si è sempre adoperato per elevare lo spirito culturale di Civitavecchia, che lascerà sicuramente una grandissima perdita alla città. E termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Vi auguro pertanto un buon proseguimento con la nostra programmazione, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro anche un buon fine settimana. Arrivederci.